Alma Radio, in diretta da Piazza Nettuno. Allora Massimo, cosa ci racconti di questo film? Perché e tu di che segno Guarda, sei? Richiama. Questo film posso solamente dire una cosa, che al di là del film gradevole, simpatico e divertente, ma al di là di tutto c'è un po', siamo in un momento di grande crisi per il cinema italiano. Sì. È vero. Perché tutti i cinema, tutti i film italiani sono un po' presi sotto banco. Sì. E di conseguenza tutti aspettavamo degli incassi straordinari, invece sono molto bassi. Sì. Questo succede a tutti, succede meno ad Aldo Giovanni Giacomo perché sono una ditta ormai consolidata, come ero io con De Sica. Sì. E gli altri film invece, a parte gli Hobbit, che è un classico mondiale ed è un film di grande successo, e questo ti fa pensare a cosa vuole il pubblico, perché non si riesce più a capire bene se il pubblico sia favorevole o meno favorevole ai film italiani, perché il discorso è questo. Quindi non al genere cinepanettone, al film italiano in generale, vedi, dici? No, al cinepanettone, anche noi non abbiamo fatto un film dedicato al Natale, come hanno fatto anche Aldo Giovanni Giacomo e De Laurentiis. Abbiamo fatto un film e basta. Sì. Invece io sono convinto, non solamente io, perché gli ultimi film che io ho fatto hanno avuto grandissimo successo. Sì. Ma erano dedicati al Natale, una storia che era dedicata al Natale, come ho fatto per 30 anni. Certo. Ma ecco. Allora magari il pubblico può essere disorientato. Ma il fatto che tu abbiate deciso di intraprendere due differenti strade, seppur simili nel loro genere. Parlo di Christian De Sica. Questo può aver contribuito, voi che eravate il simbolo del cinema panettone, ad aver disorientato un po' la gente, che magari c'era il fan di Boldi, il fan di Ma De Sica, guarda, questo è un discorso che non so se è un discorso che ha una certa validità. Sì. L'unica cosa che oggi il pubblico dopo 9 anni vorrebbe rivedersi insieme, questo può essere un io però la domanda non te la faccio, che te la fanno tutti, ma mi hai fatto l'assist a porta vuota, io in sacco, e quindi questa domanda non dipende da me, sai. Una coppia, un produttore, un regista che se lavorano insieme non è che vengono uno deve essere convinto, sicuro, se no se non lo fai, non lo fai. Comunque Massimo, guarda, adesso io ho una persona qui di fianco a me che ti ha conosciuto a Piacenza durante quell'incontro che facemmo per un'intervista quando tu presentasti Pierino e il Lupo. Pierino e il Lupo, si chiama Bob, era il cameraman pasticcione. Non so se hai un vaghissimo ricordo. Molto vago, immagino. Però si chiama Bob Ferrari, certo. È un attore anche lui, e quindi ti vuole fare un paio di domande. Lui sta facendo con me questa maratona pazzesca per beneficenza. Va bene, ciao Massimo, sono Bob. Ciao Bob, ciao. Senti, io ho una domanda molto seria, almeno per me. Ho letto che uno dei tuoi modelli è Jerry Lewis. Tu devi sapere che io sono il fan numero uno in Italia di Jerry Lewis. Anche per il sito. Perché ho anche un sito, Italian Jerry Lewis. Senti, mi dici cosa ti ha lasciato Jerry Lewis e cosa ti ha ispirato e che cosa ti ricordi? Che Jerry Lewis anche oggi ha 90 anni e più, quanti anni hanno adesso non mi ricordo. 88. 88. 88 anni. È comunque un grande che non ha mai perso la voglia di far ridere. E anche nonostante l'età vuole continuamente fare battute, fare le facce, fare divertirsi. Esatto. E il pubblico ci sta comunque, anche se lo vede vecchietto e messo così. Questo un po' sono io, perché ci sono dei personaggi nella storia del cinema, della televisione, che sono catalogati come dei cartoni animati. Esatto, come Jerry Lewis e come sei anche tu, Max Cipollino insegna, certo. Esatto. Cioè praticamente Jerry Lewis è il Max Cipollino di Massimo Boldi, è il picchiatello di Jerry Lewis, giusto? Sì, Cipollino è un po' il picchiatello, esatto.
E senti un'altra cosa, sempre su un comico, tu citi anche Louis de Funès o Louis de Funès, non so come si dice. Tutta gente nuova, sì, che è un po', che è un po' dimenticato, anzi proprio se Jerry Lewis è dimenticato, Louis de Funès proprio è dimenticato in Italia, in Francia. Ah beh certo, no. È francese e invece di lui sai che ha avuto anche lo stesso doppiatore, no? Carlo Romano, quello, sì, sì, quello sì, che Carlo parlava Romano, così. Sì, sì, ecco. Era sempre Carletto Romano che faceva la voce sia di De Funès che di Jerry Lewis. Grandissimo Carlo Romano. Ho conosciuto la nipote, simpaticissima, sì, e sì. Quando ha sentito che io ero un fan anche del doppiatore, è impazzita e mi ha ringraziato per 10 minuti buoni. Senti Massimo, sei sempre forte, mi piaci sempre, come quando facevi drive-in, anche quando eri in coppia con Teocoli, poi con De Sica, eccetera, quindi ti auguro buon Natale e ti ripasso Giamma. Grazie. Ciao. Che roba da fan che hai detto. Bella, simpatica, molto. Sei un grande Bob, ti amo, ti adoro. Massimo, grazie. Grazie a voi. Chiedo solo di chiedere al pubblico di sostenere Sara e Michele, che sono questi due bambini per i quali stiamo raccogliendo fondi. Siamo arrivati a 9.000 euro, dobbiamo raccoglierne ancora 11. Il nostro obiettivo è 20.000, quindi sta andando molto bene, essendo un solo giorno di diretta. Benissimo. Quindi okay. Massimo, allora fate le vostre offerte e pensate che c'è gente più fortunata di questi due ragazzi. Assolutamente. Gente che si meritano assolutamente di essere aiutati. E invece tutti a vedere, ma tu se di che segno sei? Se posso farlo, lo faccio anch'io, mi dici come fare, lo farò un grazie. Guarda, grazie, c'è Massimo. Il sito almaradio.it, se tu vai lì si puoi fare un bonifico, un'offerta, insomma. Benissimo. Almaradio.it è il sito. Almaradio.it. Allora, anzi, adesso faccio una cosa, tu scrivimi su Facebook e su Twitter, sì? In modo che te l'ho riuscito. Sì. E poi andrò su questo sito. Grande il mio Massimo. Nickname è Massimo Boldi, sì? Chiocciola Massimo Boldi. Bene. Da Twitter e Massimo Boldi 2 su Facebook. Ah, okay. Sei il numero 2 perché l'uno te l'avevano preso, te l'hanno fregato. No, c'ho anche la pagina Massimo Boldi intera, che è quella proprio la pagina fans dove ci sono più di 500, di 700.000 persone. Ah però. Sì. Teresa è iscritto. Puoi anche iscriverlo lì, puoi metterlo nelle notizie e poi dopo te lo condivido io. Grazie Massimo, sei un tesoro. Adesso quando mettiamo giù il telefono, oltre a scriverti il sito, ti mando anche una bella foto. Tu che hai uno smartphone? Va bene. Io non ho lo smartphone perché lo odio. Ah, perché tu avevi un Nokia all'epoca, io mi ricordo che avevi un Nokia. E ho ancora quel Nokia. Grande, e hai grande. Ancora quel cellulare. No, perché ti avrei mandato la foto. Ho ancora questo cellulare. Ti avrei mandato la foto. No, ma io c'ho l'iPad. No, ma tu lo puoi mandare direttamente. Ti faccio vedere come siamo invecchiati, Massimo, in 10 anni. E puoi mandare a Twitter, vabbè, ma anch'io. No, vabbè. Su Twitter o su Facebook e poi dopo io me la stampo la foto, me la tengo. Vabbè, faceva una bella foto io e di Bob che ci diamo un bacio sulle guance. Vabbè. Ma tu la Megan Gett la ricordi ancora o no? Io certo che me la ricordo, lei che non si ricorda più di me, ma... Culone, sarà culone, è stato l'unico che l'ha giurata. Sì, le volevo far del bene. Devi parlarle bene, devi parlarle. Guarda, avrei potuto fare delle cose molto più di quello che ho fatto dopo quello che ho saputo. Purtroppo però ero un po' alle prime armi, quindi... Eri un po' alle prime armi, eri un po' timido. Pensavo di fare la persona seria. Ricordatevi tutti che Massimo Boldi mi disse una cosa che non dimenticherò mai. E mi disse, innanzitutto gli feci complimenti per il suo film Festival, che era un ruolo serio, mi piacque da impazzire quel film, uno dei film più belli di Pupi Avati, tra l'altro, e Massimo mi disse, non farò mai più un film serio, è vero? Perché il mio ruolo è comico, perché uno che ha fatto un film del genere, interpretandolo così bene, ve lo consiglio, uno potrebbe rifarlo. Come dicono a Milano, faccio il Giappino. Ecco, esatto, il Giappino. E quindi sono un clown. Però è stato bello perché dopo quell'interpretazione avresti potuto farne degli altri. Invece ha detto: sono comico, nasco comico e farò ancora quello. Oltretutto, magari in vecchiaia, magari mi porterò come ho fatto Buzzanca e tanti altri. Si mettono a fare ruoli tristi. E un'altra cosa che tu mi dicesti fu: se vuoi avere una carriera, poi io dopo l'ho interrotta la mia carriera, ma mi disse: se tu vuoi avere una carriera continuativa nel mondo del cinema,
devi stare lontano dai vizi e dal gioco, perché ha rovinato molti miei colleghi. Esatto. Mi dicesti, però non devi stare lontano dalla Megan Gertz. Ma mi sono sposato, mi sono sposato 6 mesi fa. E la moglie anche qua davanti. La moglie è davanti a 41 anni Massimo, mi sono sposato a 41 anni. Hai fatto bene, va. Ormai sei papà quasi. Adesso aspettiamo ancora un po'. Il mio primo figlio aspettiamo è partire con la convivenza, poi dopo ci penseremo. Va bene, okay. Massimo Bondi, grazie che sei stati con noi. Ciao, ciao Massimo, ciao, un abbraccio. Ciao.